ci sottovalutano. Il loro errore più grande. Sapevano che il collettivo umano stava raggiungendo una vibrazione molto elevata, ma non erano consapevoli della quantità di anime sveglie. Si sono accorti dell'errore di valutazione e si sono spaventati. Ora non si nascondono più. Ora hanno fretta di lanciare ufficialmente un nuovo ordine mondiale. Ora i loro attacchi sono diretti e frontali, e gli attacchi aumenteranno. Cercheranno con tutti i mezzi di far sì che la gente non si svegli. Cercheranno con tutti i mezzi che gli svegli non possano comunicare per non svegliare gli altri. Cercheranno con tutti i mezzi che i risvegliati vengano visti come pazzi o delinquenti. Qualunque cosa facciano, non importa. Il salto quantico si è già verificato. È inarrestabile. L'umanità già contempla piante ed animali come anime che li anima. L'umanità già rispetta la madre terra. L'umanità già capisce che non c'è separazione. Le anime che ora incarnano arrivano già come insegnanti, non più a sperimentare. Incarnano solo per insegnare ad amare. Potremmo essere testimoni del cambiamento totale o meno. La transizione potrebbe durare una settimana o 300 anni, ma è inarrestabile. Qualunque cosa accada durante la transizione, ricordatevi una cosa. Siete stati voi ad esservi offerti. Per stare qui e ora, qualunque cosa accada, qualunque cosa vediate, siete voi i motori del cambiamento. Vi viene richiesta una sola cosa, solo una. Non siate cibo. È l'unica cosa che dovete fare, una cosa semplice. Non siate cibo. L'essere umano è uno dei generatori più potenti che esistano. Siamo vortici. A seconda della polarità verso cui ti allinei, crei alte o basse frequenze. Queste entità scure si nutrono di basse frequenze. Li abbiamo nutriti per millenni. Il risveglio dell'umanità ha inclinato il vortice collettivo verso le alte frequenze. Per questo loro stanno attaccando con tale ferocia. Stanno morendo di fame. Connettiti con la tua anima e osservati. Se la tua anima risuona a queste parole, non dare più un secondo della tua esistenza per essere cibo. Elimina le basse passioni della tua vita. Odio, rancore, invidia, paura, vizi, alimenti spazzatura, bugie, ambizioni, egoismo, tristezza, sfiducia. Tutto questo genera energia densa, cibo per gli scuri. Sii consapevole delle tue emozioni. Mettiti in ascolto di te. E se in qualche occasione ti senti in qualunque di queste basse vibrazioni, cambia ipso facto la tua energia. Metti una musica che ti sollevi. Canta, balla, respira. Accendi un incenso. Abbraccia i tuoi gatti, abbraccia un amico, abbraccia il tuo cane, abbraccia la tua mamma, abbraccia la tua famiglia animale. Vai a passeggiare per la natura, medita, fai esercizio fisico, fai tutto il necessario, ma cambia immediatamente quell'energia. Perché stai servendo da cibo. Sii sempre consapevole. E l'unica cosa che ti viene chiesta è di non nutrire le orde scure. Nutri la tua anima con tutto ciò che ti aiuta ad alzarti. Se ti abitui a vivere nella frequenza dell'amore, la tua realtà cambierà alla tua volontà senza sforzo. Sei un essere potente, sei inarrestabile, non temere nulla. Libera la tua mente dalla Matrix. Focalizza la tua attenzione su ciò che desideri, ma soprattutto divertiti, sii felice, sorridi, canta, balla, ama. Noi siamo vivi amando il tutto e tu ne fai parte, insieme alle stelle e al sole. Tu sei amore.